Buongiorno e buon inizio settimana al direttore Carlo Lazzotti. Buongiorno Carlo. Buongiorno Valentina, un saluto a tutti gli ascoltatori. Buongiorno a te. Allora, io sto vedendo in questo momento, magari dopo manderemo anche il servizio, proprio le immagini di questa tecnologia della Moviola in campo, che ieri per la prima volta abbiamo visto nella sfida che ha visto protagonista la Francia contro l'Honduras. Sei stato un po' emozionato a vedere finalmente un meccanismo del genere nel mondo del calcio? Oddio, da una parte sì, perché ci siamo avvicinati davvero al rugby o al basket, che hanno già la moviola in campo, tant'è vero che l'arbitro si è avvicinato poi al quarto uomo, ma in realtà è collegato già via radio, quindi non aveva avuto problemi fino a quel momento. Dall'altra un po' meno, perché non sono così tanto convinto che quella palla sia entrata, però come dice la tecnologia, in realtà nessuna ripresa delle 17 telecamere che sono lì messe sulla linea di porta ha potuto dimostrare, almeno con le immagini visive, che il pallone era entrato. Lo fa in base ad una congettura matematica su quelli che sono i limiti, i margini del pallone, le triangolazioni delle varie inquadrature, per cui ci fidiamo ciecamente, però sì, sicuramente sì, è l'alba di una nuova era, non c'è dubbio, almeno per quanto riguarda i gol. Poi è chiaro che secondo me la si può utilizzare anche scusate, per quanto riguarda i gol in fuorigioco, non le azioni in fuorigioco, perché tu se fermi un'azione in fuorigioco e il gioco viene chiaramente interrotto, però non è che la puoi far ripartire scoprendo che il fuorigioco non c'era. Però se un gol viene realizzato in posizioni fuorigioco, il gioco intanto si è fermato, la palla è finita in rete, e a quel punto la tecnologia può essere utilizzata per vedere se il gol è buono oppure no. Io lo utilizzerei quindi anche in quel senso lì. E sono curioso di vedere se ci sarà questa possibilità, i time out in campo, che adesso non c'è stata non è stata accordata, perché nessuna partita è andata sotto i 30 gradi di temperatura. Lo stava per essere quella di Manaus, quella dell'Inghilterra. Di fatto qualche time out in campo si è visto ugualmente in caso di infortunio, eccetera, con giocatori che sono disfidati per oltre un minuto. Però mi piacciono finalmente le innovazioni, una su tutte, quel benedetto spray che segna la distanza della barriera sulle punizioni. Oggi vediamo finalmente tutte punizioni calciate con barriera a 9 metri. Auspico davvero che in Serie A, a partire dal 31 agosto, si possa davvero vedere la stessa cosa. Ecco, vediamo un pochino se arriverà anche qua tutta questa innovazione. No, ma è un imperativo assoluto. Poi tra l'altro non è più eludibile, Valentina, perché una volta che l'hai vista al Mondiale, è chiaro che poi tutti quanti gli sportivi te lo chiedono, no? Perché è un'innovazione che non costa niente. L'arbitro ti deve portare appresso una bomboletta leggerissima, tipo schiuma da barba, che dura tutta quanta una partita, e praticamente serve a far rispettare quella che è una cosa che ormai in Serie A non davvero è diventata terra di nessuno, nel senso che c'è gente che batte punizioni con la barriera a 6,5 metri, 7,15, 8,20, nessuno la rispetta, tutti che saltano in avanti, gente che la prende di mano mentre calcia in rete. Insomma, questa è una cosa assolutamente da evitare, e sono convinto che se l'AIA, i vertici dell'AIA vogliono davvero dare un altro colpo di trasparenza, la devono introdurre anche in Italia, ma la dovrebbe introdurre Platini in Europa. Per quanto riguarda invece la moviola, Blatter dopo questo avvento nel Mondiale dovrà rivedersi un po' dalle sue posizioni. Carlo, pensi che continuerà dritto per la sua strada? No, guarda, lui era molto possibilista. Tra i due, tra Blatter e Platini, quello che è più restio all'utilizzo della tecnologia in questo momento è Platini. E secondo me è anche abbastanza inspiegabile, perché allora Blatter è uno che fa i suoi interessi, nel senso che poi, ce lo siamo detti tante volte, la FIFA è una sorta di multinazionale, sì. Ad oggi ha 1,5 miliardi di dollari come capitale sociale, come fondi disponibili, eccetera, quindi è una holding planetaria spaventosa. Per cui Blatter fa i suoi interessi, ha detto quello che è successo anche per quanto riguarda l'assegnazione mondiale 2022 al Qatar, è un uomo d'affari ormai. E se capisce che c'è anche del business dietro alla tecnologia, al fatto che il calcio in questo modo diventa ancora più appetibile per le televisioni mondiali, per il grande e ricco mercato americano, eccetera, chiaramente gli va dietro. Platini è un sentimentale, è uno che ha giocato a pallone, si ricorda ancora il calcio proprio degli anni in cui giocava con brio Gentile e Scirea. Per lui il calcio è solamente 22 che gambettano, più un arbitro da solo in tutto il rettangolo di gioco. È rimasta ancorata a quella visione, che non è più però quella della Champions League, cioè non è quella di un torneo multimiliardario che fornisce soldi in quantità industriale alle varie squadre che vi partecipano, e che richiede soprattutto di essere monitorato con la più alta tecnologia, come l'NBA americana, come il Sei Nazioni di rugby e così via. Quindi tra i due quello che è più restio al cambiamento è Platini. Speriamo si convinca anche lui, partendo proprio dalle bombolette, che sarebbe la cosa più semplice, ma anche dalla tecnologia del Gol Riff per il gol fantasma, sì. Ad esempio per quanto riguarda la Champions gioca praticamente 16 partite nella fase a gironi
ogni 15 giorni ci sarà la possibilità, tra l'altro nei migliori stati europei, di installare telecamere di quel genere. Direi proprio di sì. Torniamo all'Italia, torniamo a sabato notte, clima complicatissimo da affrontare, ce l'hanno raccontato i calciatori di entrambe le squadre dopo la partita. Abbiamo visto, insomma, una partita forse non godibilissima sul piano dello spettacolo, sicuramente molto centrata però da parte di entrambi, l'Italia forse un po' di più. Una partita che poteva finire anche in pareggio, c'è da dire, non c'è stata una grande predominanza se non nel possesso palla, quello chiaramente a favore degli azzurri. Sì, anche se poi io continuo a dire, nelle occasioni da gol, alla fine Sirigu ha fatto un paio di belle parate, loro sì, ne hanno avuta una clamorosa, sventata da Barzagli nel primo tempo, su Starridge, e poi però l'Italia ha preso un palo con Candreva, una traversa su una meravigliosa punizione di Pirlo, e in un'altra occasione ha sfiorato il gol Balotelli con salvataggio sulla linea, cioè alla fine tra le due formazioni quella che secondo me meritava comunque il gol di più era senza dubbio l'Italia, che ha avuto anche il merito di terminare con più energie, non c'era un giocatore italiano che avesse i crampi, mentre invece erano 6-7 gli inglesi che erano sì, da questo punto di vista boccheggianti alle prese con problemi muscolari, questo va anche a onore della preparazione dei tecnici azzurri. Detto questo, cioè, oggi leggo sui giornali, anche ieri, che Prandelli ha azzeccato tutte le mosse, per carità, io non sono poi così convinto fin dall'inizio. Su una, per esempio, ho avuto un po' a che dire proprio sabato, perché a un certo punto avrei visto bene Cerci. Da quella parte i difensori inglesi erano davvero boccheggianti, Cerci avrebbe fatto la differenza, perché poi lui ha messo immobile per Candreva, ma in realtà non c'era chi potesse dare il pallone a Immobile, esatto, l'ho lasciato un po' là solo a fare pressing, e a quel punto tanto voleva tenere in campo Balotelli, che faceva più paura senza dubbio agli inglesi di Immobile, perché Mario Balotelli gli inglesi lo conoscono bene, Immobile è ancora sconosciuto nel grande calcio internazionale, quindi ovviamente Balotelli lo temevano molto di più. Detto questo, è un inizio straordinario, cioè, guardate ad esempio cosa ha fatto l'Uruguay contro il Costa Rica, quindi per quanto riguarda noi è il modo migliore per iniziare un mondiale, che a mio avviso Valentina è iniziato nel modo migliore. Tutte le gare, tranne una, quella del Messico, sono terminate con un over 2,5, ovvero tutte le gare hanno avuto almeno 3 gol. Tutte le gare, proprio tranne quella, hanno avuto un gol nel primo tempo, quindi questo significa che nonostante il caldo, nonostante l'umidità, è un mondiale vitale. Sì. Tutti hanno voglia di far bene, ieri avete visto anche l'Argentina con di Messi, insomma, con un po' di luci e ombre. Un'ottima Bosnia che ha fatto quello che poteva fare contro una squadra comunque quadrata come quella di Sabella. E sono curioso di vedere quest'oggi la Germania, perché poi aspettiamo ancora 3 big, diciamo, non 2. Germania-Portogallo, che sono già due formazioni importanti, ma su tutta la Germania, ma poi devono scendere in campo ancora Belgio e Russia per vedere poi il quadro delle grandi formazioni su tutto il vecchio continente, perché sono curioso di vedere il Belgio giovane e la Russia di capello. Però insomma oggi la Germania ci chiuderà il proprio quadro delle pretendenti al titolo. Sì, 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 esattamente. Vediamo, perché poi c'è stato tanto subito in partenza qualche episodio già contestato da parte, no, rispetto alla gestione arbitrale della, insomma, dei gol, non gol, rigori, non rigori. Però per il resto si è sembrato abbastanza ordinato, se vogliamo. Alcune squadre un pochino più cattivelle per quanto riguarda l'approccio fisico, perché di minor qualità, vedi l'Honduras ieri per esempio, alcune insomma con una grinta speciale, come per esempio l'Olanda, che invece è partita subito accesissima. Ne sta uscendo un piccolo quadro iniziale, ovviamente è da vedere un attimino come si muovono i gironi per avere un'analisi più approfondita. Bene, la Costa d'Avorio, non so se hai visto, che io credo, tu intanto ti monitori tutto perché sei un malato e nell'accezione migliore del termine di questo sport, oltre che un professionista. Sono alle 5, sì, posso dirvi questo. Esattamente, quindi volevo un tuo commento anche il grande gol di Cervinio. Bravo, proprio sulla Costa d'Avorio, che tra le africane mi sembra insomma quella forse un po' più attrezzata per poter far bene, anche sulla Bosnia di Pjanic, che è vero che ha perso, ma che non ci è sembrata così fuori dal mondiale però, No, assolutamente, ma secondo me passa serenamente il turno insieme all'Argentina. Ha perso di misura contro quella che è la favorita del mondiale insieme al Brasile, e forse con un po' più di fortuna poteva anche pareggiare la partita. Non dimentichiamo che l'Argentina, pronti via, andata in vantaggio con una autorete clamorosa, insomma, al secondo minuto, quindi ha potuto poi gestire tutta quanta la gara sulla scorta di quel gol. L'Argentina secondo me vive su degli equilibri molto fragili. Probabilmente la nazionale più forte in assoluto, perché a un certo punto nella ripresa, quando un attacco lo schieri con Messi, Agüero e Higuaín, c'è poco da dire, insomma questi potevano anche portarsi Tevez e non l'hanno fatto, ma sì, altrimenti sarebbe stato Tevez in panchina, un Palacio in panchina, cioè immaginate che reparto avanzato sarebbe stato quello dell'Argentina. Mamma mia. A centrocampo hanno giocatori come Mascherano, come Di Maria, a un certo punto è entrato Fernando Gago,
faccio una pausa perché lo rimpiango sempre, nel senso che mi scontra la chemuccia, io l'avrei continuato a tenere nella Roma dopo il primo anno di scuola con Luis Enrique, cioè, lento per carità, eccetera, però non mi dispiace mai avere uno della sua esperienza. Beh, non era male comunque. E grandi giocatori anche dietro, ad esempio Ezequiel Garay come centrale difesa, c'è sempre però quella sensazione che hanno un portiere non all'altezza di tutti gli altri delle squadre più importanti, ovvero Romero non vale Sirigu, non vale certo Courtois, non vale neanche Julio César, volendo andare a vedere, non vale Hart, non vale ovviamente Manuel Neuer, quindi l'Argentina da questo punto di vista ha un tallone d'Achille, e mi dà sempre l'impressione che tutto quanto il gioco debba passare per Messi, e se non passa per Messi o Messi non è in giornata, il gioco dell'Argentina tenta o latita. Sai, l'Italia, Valentina ha giocato bene contro l'Inghilterra, ma non possiamo dire che ha giocato bene perché ha giocato bene Pirlo, perché ha giocato bene De Rossi, ha giocato bene un po' tutti quanti. L'elemento più importante è stata chiaramente la prova di Darmian, anche quello di Candreva, da quella parte veramente l'Italia ha devastato la difesa inglese. Dall'altra ovviamente non c'è un esterno di prelivello, perché Chiellini non è tale, non è un esterno in grado di salire, ma se ad esempio un giorno dovesse provare anche Abate oltre a Darmian, l'Italia avrebbe due frecce sulle fasce. E io credo che l'Italia abbia tutta una serie di soluzioni di gioco differenti, perché può far giocare appunto Cerci con Immobile, può giocare soltanto Balotelli, con Pirlo alle sue spalle, Marchisio fa gli inserimenti giusti, avete visto che gol meraviglioso che ha fatto. L'Italia ha tante soluzioni che l'Argentina non ha, semplicemente perché l'Argentina è palla a Messi. E il giorno che Messi è stretto in una morsa di 3-4 centrocampisti che lo vanno a prendere nella terra di nessuno prima dell'area, l'Argentina comincia a rischiare grosso, perché poi non ha troppe soluzioni, quindi sono curioso di vederla proprio dagli ottavi in poi contro formazioni in grado di metterla molto più in difficoltà. Sì, è un'Italia che ha convinto in questo approccio al mondiale, che secondo me lascia buoni spunti per essere più che temibile, non solo per la storia ma anche per le carte che ha a sua disposizione. Non so se sei d'accordo con me, però forse un po' la risposta al perché non mettere Immobile al posto di Balotelli nella prima partita è arrivata in parte, no? E l'hai detto anche tu nel tuo commento, è un Balotelli che a prescindere da quello che può fare o da quello che farà è sicuramente più temibile per quanto riguarda gli avversari, peraltro con un modulo che prevede una punta sola, forse chiunque altro sarebbe un po' troppo lasciato al proprio destino lassù davanti, no? Insomma, lui invece in realtà offre forse più occasioni per giocare una punta unica, non so come la vedi. Ma senza dubbio, poi c'è anche un'altra considerazione che è meramente psicologica. Io credo che sia fondamentale avere la stella di riferimento. Allora, il Brasile ha Neymar, senza dubbio, attorno al quale gira tutta quanta la squadra, poi ci sono altri ottimi giocatori, ma tutti quanti vengono un po' oscurati dalla luce di Neymar. Stessa cosa nell'Argentina con Messi, nonostante poi quelli che sono vicini a Messi si chiamino Agüero, Higuain o Di Maria. Quindi, però Messi ovviamente è in grado di oscurare tutti. Nel Portogallo c'è Cristiano Ronaldo, lo vedremo oggi pomeriggio alle 18. Nella Germania questa stella non c'è, perché sono tutte stelle, quindi è una galassia di... Ed è un po' la stessa situazione dell'Italia, cioè in Italia non c'è una stella vera e propria, sono tanti giocatori importanti, da Buffon a Pirlo, a Balotelli stesso, a De Rossi, a Barzagli, cioè sono i quattro campioni del mondo più Balotelli, che è l'elemento di spicco di questa spedizione, quello più conosciuto all'estero, c'è Cassano che sta in panchina ed è uno che se entra comunque in grado di fare la differenza. Però se poi uno di questi diventa comunque stella, e parlo di Balotelli in questo caso, fa bene all'Italia e fa bene comunque al nostro mondiale, perché poi rappresenta il giocatore che i tifosi non italiani e quelli di altre nazioni, i brasiliani in particolare, aspettano, e Balotelli in Brasile è molto considerato ed è tra l'altro molto amato, quindi diventa un'icona, una stella da supportare. Avete visto che gran parte del pubblico che era neutrale in Italia e in Inghilterra, nonostante il fatto che i tifosi inglesi fossero di più di quelli italiani, poi alla fine ha tifato per l'Italia, perché c'è il sentimento di amicizia verso il nostro paese, in Brasile, ovviamente i milioni di italiani che sono lì in Brasile, ma anche per il fatto che poi è una squadra simpatica, che gioca bene, che ha dei piedi buoni, si vede appunto Pirlo, e che ha quest'icona qua che è Mario Balotelli, che rappresenta poi a tutti gli effetti una stella di questo mondiale alla pari di Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. Quindi ben venga se Mario diventa un'icona e se continua a segnare, se continua a fare bene, perché non potrà davvero che sollevare proprio le azioni e la considerazione nei confronti della sua squadra. No, anche perché è uno di quelli, insomma, che se si sveglia bene veramente può fare la differenza. Non so se cioè, quel pallonetto che stava per entrare, boh, insomma, era veramente tantissima roba. Se avesse fatto un gol così sarebbe stato già il gol del mondiale fino adesso, anche se poi chiaramente come gol del mondiale per il momento c'è giustamente quello di Van Persie contro mamma la Spagna. Mia, Robin, che tuffo. Però sì, ecco, la sua fama passa proprio attraverso gesti di questo genere. Passa proprio attraverso i gol realizzati come quello al suo amico Hart,
passa proprio attraverso un'altra bellissima partita contro il Costa Rica. Immaginiamo che cosa potrebbe succedere se Super Mario dovesse fare una doppietta contro il Costa Rica, ce lo auguriamo tutti quanti. Occhio a quella squadra perché è sempre pericolosa, l'abbiamo molto visto, ne ha fatto le spese l'Uruguay. Molto, Campbell scatenato. Attenzione tra l'altro a Uruguay-Inghilterra perché sarà la gara ancora più interessante. È importante per noi per il punteggio. Ma soprattutto perché Valentina, l'Uruguay non può più sbagliare. No. Se non batte l'Inghilterra, l'Uruguay è fuori. Ha la partita ancora con noi, ma se l'Italia batte il Costa Rica va già a 6 punti, quindi qualsiasi cosa può fare contro l'Uruguay, salvo perdere, ecco, speriamo di no ovviamente, perché magari l'Inghilterra a quel punto potrebbe passare come prima del girone, battendo poi gli stessi uruguayani, ma insomma a quel punto sarebbe davvero un giocare sul velluto, e Prandelli potrebbe nella partita con l'Uruguay risparmiare gran parte della squadra e far giocare le seconde linee, cosa che non guasta mai in una manifestazione di questo genere, far riposare tanta gente visto il grande caldo, quindi mi auguro l'Italia faccia bene contro il Costa Rica, ma veramente la più bella partita in assoluto poi di questa prima parte della settimana, in realtà poi arriverà da venerdì in poi, sarà proprio Uruguay-Inghilterra, perché non sono andato a vivere proprio spareggio. Ce la godremo, quello sicuramente. Generalmente nel mondiale, Valentina, un po' come anche nell'europeo, le gare più importanti sono le seconde, quelle della seconda giornata della fase a gironi. Mai quelle d'esordio, mai l'ultima, ma la gara più importante in assoluto, le più belle da vedere, sono quelle della seconda giornata, che sta per iniziare appunto tra 2 giorni. Sì, esattamente. Senti, mi dai un commento anche sulla parte sulla fase difensiva, non necessariamente sulla difesa d'Italia, ma sulla fase difensiva. Detto che, secondo me, almeno un parere del tutto personale, se tu perdi palla nella maniera in cui l'ha persa l'Italia, nell'azione in cui ha subito il gol, non si possono dare tante responsabilità individuali ai difensori. Anche in altre azioni Paletta però ci è sembrato un po' in difficoltà. Io non lo farei colpevole nettamente di quell'azione, ripeto, persa una palla così è buono tutto, può sbagliare chiunque. Nella globalità, nell'economia generale della partita, cosa ti è sembrato e cosa pensi che cambierà Prandelli, se cambierà? Allora, detto che l'Olanda ha un po' dimostrato a tutti quanti che giocare con 3 dietro a volte è meglio, l'abbiamo visto proprio contro la Spagna, ieri ci ha provato l'Argentina nel primo tempo e Sabella ha cambiato nella ripresa prontamente ed è passata a 4, sì. Per cui è da vedere, cioè non è che è un assioma, che è un dogma che è valido sempre, vale a seconda dell'avversario, vale a seconda chiaramente delle partite. Io continuerei ad insistere sulla difesa bianconera, cioè Barzagli, Bonucci e Chiellini, perché Chiellini sulla fascia è un uomo inutile, nel senso che è un giocatore che non spinge, arriva sul fondo, deve rientrare, non si azzarda neanche a crossare col suo piede buono. E a quel punto meglio avere Darmian straordinario che abbiamo visto in questa partita di esordio contro l'Inghilterra, ma sull'altra fascia, a sinistra, e Candreva a destra, come due esterni, tanto comunque erano nella formazione di partenza. Poi è chiaro che devi sacrificare un centrocampista, cioè uno tra De Rossi, Verratti, Pirlo e Marchisio deve stare fuori inizio partita e probabilmente sarebbe Verratti, che tra l'altro è quello che si è visto meno dei quattro in tutto il match. A quel punto poi con un 3-4 tu hai la possibilità comunque davanti di infottire un po' il reparto, cioè non c'è soltanto Mario Balotelli, a quel punto cominci a vedere quali sono, con 3-5 scusate, cioè c'è anche la possibilità di avere un altro giocatore oltre a Mario Balotelli che può essere che non sarebbe male. Cassano può essere ad esempio Cecci, quindi io la vedrei meglio col 3 dietro. Prandelli è partito con i 4, probabilmente continuerà con i 4. A me è dispiaciuta la scelta di Paletta per Bonucci, perché abbiamo visto che Paletta un po' sarà stata l'emozione, un po' sarà stata la poca abitudine a giocare partite di questo genere, perché è uno che non ha mai fatto la Champions, se non ha mai giocato un mondiale, un europeo, quindi è evidente. Ha giocato solo 2 amichevoli con la nazionale prima di questo mondiale. È evidente che abbia un deficit in questo genere di partite, quindi speriamo che con Costa Rica possa andare meglio, ma alcune cose un po' orrorifiche che ha messo in atto contro l'Inghilterra speriamo di non vederle più. Uno come Bonucci non le direbbe fuori, insomma. No, probabilmente no. Intanto un piccolo flash, ma importante, Carlo. Però non ci sarà Buffon, scusa, ti interrompo Valentina, perché continua a dire, secondo me Filicu si fa tutta la fase a gironi. Sì, ma lo stavo pronosticando anche prima, parlando anche durante uno spazio non sportivo, in realtà poi ci infiamo sempre dentro, e è un po' la previsione, a parte perché è ancora in dubbio, quindi col Costa Rica comunque non sappiamo se ce la farà. Dopodiché, perché anche interrompere l'avvento così buono di Sirigu forse potrebbe essere uno sbaglio a questo punto. E posso dirti che è un bene, perché ha giocato davvero bene, a me dà tanta sicurezza. Poi è il portiere, è il giocatore in assoluto, azzurro, che negli ultimi 2 anni ha disputato più partite di Champions. E questo, ragazzi, fa la differenza, per cui essere il giocatore che in assoluto negli ultimi 2 anni, 2 stagioni disputa più partite tutta quanta la rosa dei 23, guardate che è importante, è un giocatore che ha l'occhio, che è preparato, che sa che ti può arrivare il tiro improvviso da gente come Cristiano Ronaldo oppure da Rooney o da
da Starridge, quindi mi piace che sia là ed è il degno erede di Buffon. Sì, sono contenta anch'io. Tra l'altro, vabbè, a parte un portiere comunque preparato, non parliamo di una super scoperta, quindi ce lo aspettavamo. Però sai, una parte si è fatto male, cioè, va stematoma al torace, una cosa e l'altra. Siamo un po' tutti quanti siamo approcciati in maniera traballante a questa partita. Invece devo dire che ha fatto veramente un'ottima figura. Se dà fiducia alla difesa, secondo me può rimanere tranquillamente così. Poi l'abbiamo detto, no? Trascinati dalla storia nelle scorse settimane, attendendo l'inizio di questo mondiale. Ogni mondiale ha le sue rivelazioni, e quindi bene che già ci siano dei nomi che positivamente dalla prima hanno cominciato a farsi notare quest'anno. Tra tutti, ecco, Darmian, c'è un Siligu comunque più che affidabile, un Candreva che vuole riscatto e cerca anche la Champions League, quindi chissà che non trovi anche in questo, anche nel suo prossimo futuro da club, le motivazioni per far bene. Insomma, ce ne sono di ragazzi interessanti, e dopo le grandi disfatte dei commenti premondiali sono anche contenti che siano partiti bene. Secondo me abbiamo tutte le carte per poter uscire da primi del girone, e poi vediamo un po' ovviamente gli altri chi ci porteranno eventualmente. Sarebbe fondamentale per evitare il Brasile. Ovviamente. Sarebbe fondamentale, anche perché, ecco, quello al di là di tutto, magari sarebbe bene incontrarlo semmai dopo, perché così subito sarebbe un problema. Stavo aspettando che lo sport, eccoci qua Carlo, facciamo così, ci andiamo in interconnessione con Sky, perché Michael Schumacher è uscito, sembra sia per uscire dall'ospedale di Grenoble, pare sia uscito dal coma, quindi sentiamo un attimo il servizio insieme e lo commentiamo, perché attendiamo questa notizia da diversi mesi. Intrecciano chiaramente con il mercato, con i tanti protagonisti che stiamo seguendo. Però prima apriamo con la notizia che riguarda Michael Schumacher. Perché? Perché è arrivata la notizia tanto attesa dalla fine dello scorso dicembre, quando Michael Schumacher ebbe quel terribile incidente sugli sci. Da lì una lunga serie di operazioni, il lungo coma. Oggi la notizia più importante: è uscito dal coma, il sette volte campione del mondo di Formula 1 dovrà adesso proseguire una lunga fase di riabilitazione. Questo è quanto detto dalla sua portavoce Sabine Kem. Il luogo non viene al momento rivelato. Nel comunicato ufficiale della portavoce viene appunto detto che è sveglio Michael Schumacher e che ha lasciato l'ospedale di Grenoble. Vengono ringraziati ovviamente tutti coloro che hanno aiutato Michael Schumacher in questa fase così difficile. Adesso chiede ancora privacy per una fase che sarà altrettanto lunga e complicata. Ecco, questo è il flash che ci arriva da Sky Sport 24, e quindi intanto siamo contenti di questa notizia, Carlo, poi staremo a seguire gli sviluppi, la privacy che sia con lui per una volta sarebbe sì, il caso. Perché poi immaginiamo che sarà una riabilitazione lunga, difficile, tortuosa, chiaramente in questo momento è inutile farsi delle false speranze sul percorso riabilitativo di Michael Schumacher, però già il fatto che non sia comunque in pericolo di vita, già il fatto che sia uscito dal coma è già tanta roba, nel senso che poi l'importante è chiaramente quello che può provare la famiglia, le aspettative di vita che può avere ancora l'ex pilota, e quindi facciamo un grosso in bocca al lupo, consci del fatto che da infortuni e traumi di questo genere purtroppo si esce ben difficilmente poi. Sì, intanto però insomma che sia uscito dal coma è la notizia più importante. Speriamo ora che possa avere un percorso poi di vita, no? È soddisfacente e dignitoso, questo lo scopriremo magari tra un po', è ancora troppo presto, però insomma il lancio andava assolutamente dato, e siamo contenti di questa notizia. Vediamo un pochino cosa accadrà, ma andiamo a parlare della nostra Roma. Allora, ci dicono che Luis Enrique tenta di bloccare Adriano, il terzino del Barça che interessa alla Roma. Luis Enrique sembra stia cercando di dire: aspettate un attimo, fatemi capire che ho a disposizione. Nel frattempo, questa è un po' una beffa della sorte, alla Roma potrebbe tornare proprio José Angel, poi da capire dove eventualmente essere, insomma, da dove rismistarlo per capirci. Beh, quello torna perché tanto è di proprietà della Roma, quindi sì, vabbè, non si può fare a meno. Poi la Roma è chiaro che lo può utilizzare eventualmente in altre trattative, per esempio lo può davvero dare al Barcellona se dovesse prendere Adriano, e magari a Luis Enrique, che già l'ho avuto, gli potrebbe anche piacere questa soluzione, oppure lo potrebbe girare sempre in Spagna per un altro esterno, addirittura magari in altri lidi per un altro esterno. Penso a Criscito dello Zenit, visto che ci sono poi pochi giocatori che magari vogliono andare in contropartita a San Pietroburgo in un momento un po' particolare, in un campionato comunque sarà che affascina soldi a parte tanti giocatori europei, quindi Criscito può essere una buona scelta per la Roma. Ti piace? Ma è un giocatore esperto, un giocatore che comunque la Champions ne ha fatta tanta nell'orbita della nazionale, anche se poi Prandelli quest'anno non l'ha considerato per i 23. È un giocatore che comunque lo metti sulla fascia ed diventa il titolare immediato del ruolo del reparto.
È un giocatore ovviamente di livello ed è quello che chiede Rudy Garcia, cioè una sorta di instant team per la prossima stagione, che provare a vincere. Detto questo, è chiaro che anche Adriano è un giocatore che piace tanto, forse Adriano piace più di Criscito, poi se andiamo a vedere dalla grafica più o meno siamo sullo stesso livello, sull'esperienza internazionale più o meno siamo allo stesso livello. Adriano ha vinto tre titoli con il Barcellona nell'era Guardiola e ovviamente forse è ancora più pronto anche in zona gol rispetto a Criscito, perché Adriano ha anche la possibilità di non garantire di andare magari alla conclusione spesso e volentieri. Credo che in questo momento la Roma stia proprio lavorando sull'esterno di sinistra principalmente, oltre che sulla punta alta da mettere magari a fianco di Gervinho, a fianco di Totti in attacco, e quindi stanno un po' ballando anche i nomi di possibili giocatori che possano andare in contropartita, ad esempio con gli Aic. E questo per forza, dato il terzino serve per necessariamente, anche perché ci dicono che siamo arrivati, ecco, Ano, Cicce e Abner, solamente che hanno 12 anni, quindi bisognerà farli crescere. Ma poi Abner però ancora è extracomunitario, quindi la Roma questo problema lo deve risolvere, nel senso che poi non c'è la possibilità di liberare i tasselli, però non li può liberare con la scommessa ancora una volta. No, per cui è opportuno, se proprio bisogna andare a cercare un extracomunitario, che sia un crack. Allora è un conto se portiamo... se la Roma, se Sabatini porta a Trigoria un giocatore che è di una stella internazionale, che proviene dall'Argentina e Brasile, allora presenta davvero un crack, allora per lui vale la pena, certo, fare un sacrificio e ricollocare le tasselle, i tasselli del mosaico per quanto riguarda gli extracomunitari. Un conto se è un giovane di belle speranze, e da questo punto di vista le parti di Trigoria c'è già l'esperienza di Dudò, no? Che lascia un po' perplesso, un po' perché in due anni il ragazzo non è riuscito a decollare, un po' perché si è fatto male. Insomma, prendere quelli che hanno degli infortuni alle spalle, quelli che sono le belle promesse e belle speranze, ma in Europa ancora non ci giocano, sì, io credo che Rudy Garcia abbia già dato, da questo punto di vista non gli ha dato tanto. No, poi l'ha chiesto proprio un instant team, ci ha detto puntiamo per vincere subito, poi nel frattempo costruite quello che vi pare, ne riparliamo più avanti, però intanto insomma portatemi i giocatori pronti, per cui questi sono due nomi che sicuramente orbitano, no, nei movimenti di Sabatini per poterli poi usare come pedine di scambio, farli crescere, riaverli eccetera, però si cerca nel frattempo un terzino valevole e anche, ecco, là in attacco c'è qualcosa probabilmente da rivedere. Sicuramente adesso è il momento di risolvere con proprietà e prestiti, su questo nulla da dire, quindi tanti resoconti che ci fanno anche oggi i quotidiani, con un Marco Borriello che sarà un cavallo di ritorno per l'ultimo anno questa volta, perché nel 2015 finisce questo contratto stellare, che quindi dovrebbe porre fine a questo andirivieni di posizioni per Super Marco Nazionale. Sappiamo come la pensiamo, no, Valentina, noi su Marco Borriello, sì, nel senso che io continuo a dire lo terrei perché io pure, ma l'ultimo anno sempre un giocatore come lui la Roma non ce l'ha in questo momento, quindi comunque sia io di Marco Borriello difficilmente mi libererei, perché rappresenta quell'ariete che manca in seno all'organico giallorosso, e quindi prima di mandarlo via ci penserei due volte, sempre che Marco Borriello vada e accetti il fatto di giocare 10 partite su 38, magari 2 di Champions su 6 o su 8, eccetera, eccetera, può andare bene. Sì. Può essere lui. Comunque nel frattempo è arrivata la notte, fuori dai nostri studi hanno acceso i lampioni, non si vede più nulla, sembra mezzanotte. Riccardo sta per andare a dormire, ha detto oggi mi hai fatto far tardi, che c'è per cena, ma ti hai tenuto troppo. Vabbè, questa è l'assurdità del meteo, perdonami Carlo, ma è venuto spontaneo. No, ma non è piovuto molto comunque nei giorni scorsi. No, per niente, ma poi fa pochi rumori quando piove, quindi mette poca paura, almeno a me che sono una fregnona allucinante. E io credo che tu fai questo discorso per Borriello, probabilmente non lo farai lo stesso per Curci e Marchigno, non lo so, così a lume di naso. Di tenerli. Beh, no, diciamo di no. La butto lì. Soprattutto per Curci, insomma, soprattutto il bene che possiamo avere a questo ragazzo di Roma, nato a Roma, eccetera, eccetera. La sua promozione a portare in Serie B le squadre di cui difendi i pali, insomma, abbastanza inquietante. Quindi credo che il livello di Curci ormai sia purtroppo per lui una serie cadetta. Quindi difficilmente in Serie A troverà un posto, a meno che non trovi un posto da vice in qualche squadra di medio basso. Marchigno è un giocatore che a Verona ha dimostrato comunque di starci bene in Serie A e può essere una sorta di grimaldello per i turbe, perché la Roma può dire: vi è piaciuto Marchigno? Vi siete trovati bene con lui? Si trova bene lui a Verona con voi? Ecco, allora ve lo diamo tutto, però punticino per i turbe, insomma, quindi di 15 milioni di partenze iniziali, visto che si sta scatenando anche un'asta proprio tra società e non soltanto italiane. La Roma ha dei giocatori in grado di far gola, anche i giovani stessi, un po' di giovani per quanto riguarda i ventenni, parlo magari dei Ricci, dei Mazzitelli, degli altri ragazzi tipo Sanabria,
che possono essere mandati a Verona, di Marchigno stesso, corposo sconto, io penso che magari con 10 milioni a Roma se la possa cavare. Sì, probabilmente sì. Ma vediamo un pochino, perché seguiamo sì tanta attenzione per il mondiale, ma continuiamo a seguire queste trattative e vediamo un po' cosa ci porteranno, insomma, in casa Roma. Noi siamo molto molto curiosi, siamo qui ad attendere. Intanto Carlo, ti saluto perché ti ho tenuto anche troppo stamattina, hai del lavoro da fare, questa sera si chiude insomma la vostra betting, quindi c'è qualche scoop che vuoi darci, qualche, non so, per dire qualche pronostico sulle partite di oggi dei mondiali, cosa vuoi dirci? Domani mattina siete in linea in edicola? Ma guarda, sulle partite di oggi io continuo a dire controllatele bene alle 18, perché poi mi rendo conto che è una rete ufficio, è un po' particolare, è difficile, ma la Rai la trasmetterà, quindi c'è la possibilità di vedere la Germania in azione contro il Portogallo, sì. Partita ovviamente anche questa da over, un po' come tutte quante quelle sin qui viste al mondiale. Gara USA è interessante anche a mezzanotte, perché due squadre che correranno anche molto. Tanto giocarono un ottavo nel 2010 in Africa, se non sbaglio. Sì, correranno molto e ci sarà da divertirsi. E poi l'esordio di Belgio e Russia a partire domani, prima che ricominci il giro, chiaramente la seconda giornata, sempre come in Brasile. E l'attenzione è ovviamente per quanto riguarda la formazione belga, perché secondo me se questi in grado alla prima partita diventano una mina vagante vera e propria che può arrivare lontano. Perché le foto che arrivano dal ritiro del Belgio, tanta serenità, tanti scherzi, tanti divertimenti, volti distesi, Company, Martens, tutte dichiarazioni improntate proprio all'ottimismo, dimostrano o che sono degli incoscienti straordinari, sì, per cui magari non si rendono conto di essere arrivati in un mondiale, quindi la massima manifestazione planetaria che c'è una volta ogni 4 anni, quindi se la fallisci poi magari non ti ritorna più l'opportunità di giocarla ancora, oppure che sono consci della loro forza. Per cui sono davvero molto curioso di vedere questa squadra all'opera. E poi sono curioso di vedere la Russia di Capello, perché comunque Capello è un tecnico che è sempre una garanzia, quindi vediamo come li metterà in campo. Stiamo a vedere, domattina ne parliamo insieme con altre lunghe disamine approfondite. Intanto buona giornata, caro direttore, a te e a tutta la redazione di Betting Magazine. Grazie Valentina, un abbraccio anche a te. A te un bacione, grazie Carlo Lazzotti.